Ciao amici, ciao amiche, come va? Spero tutto bene. Benvenuti in questa nuova puntata di Survivor Domaccio. Oggi fuori fa freddo, quindi facciamo una ricetta semplice e che ci scalderà il cuore. Ma prima vai con la sigla. Ed è una ricetta gustosissima e inoltre non farà piangere i nostri portafogli. Ma prima mi serve un grembiule. Grembiule messo e oggi prepareremo insieme pasta e patate. Ci servirà pasta corta oppure anche pasta mista, una cipolla media, spicchietto d'aglio, carota, sedano, pomodorini per dare colore e un po' di sapore, prezzemolo e se ce l'avete anche il basilico. Ovviamente ci serviranno anche le patate, la provola, poi del brodo vegetale e l'olio. Ah, mi stavo dimenticando, noi oggi non abbiamo trovato la provola, quindi abbiamo preso della scamorza affumicata. Iniziamo preparando il soffritto, quindi sbucciamo la carota. Adesso la tagliamo a cubetti molto piccoli. Adesso tritiamo anche la nostra cipolla. E mentre continuo a tritare le cose che serviranno per il soffritto, adesso infatti sono all'aglio, ricordatevi di togliere l'anima così da renderlo più digeribile, vi racconto un po' di storia. Il piatto nasce ovviamente dopo la scoperta dell'America, perché è in America che si sono scoperte le patate, nella zona della Campania. Infatti lì c'era un clima ideale per la coltivazione di questo tubero, tanto che diventa un alimento che poteva essere reperito a pochi soldi. Esattamente come la pasta, alimento molto facile da reperire in quanto si produceva in quella zona da secoli. Questi due ingredienti infatti erano estremamente ricchi di carboidrati, quindi di energie, ed erano molto utili ai braccianti che lavoravano le terre oppure anche ai minatori. Questo è stato un po' il via della ricetta, poi con i secoli si svilupperà e avrà anche altre varianti, come ad esempio appunto l'aggiunta della provola, oppure in altre ricette oltre alla provola si può aggiungere anche la pancetta. Insomma, si parte da un piatto vegano per poi passare a uno vegetariano e poi una versione un po' più godereccia e sostanziosa per gli onnivori. Il nostro soffritto è quasi fatto, adesso aggiungo anche il sedano. Tagliamo inoltre anche il prezzemolo e il basilico. Se, come nel mio caso, avete il tagliere pieno, potete anche usare una forbice. Il nostro trito è pronto, possiamo spostarci sui fuochi. Giro abbondante d'olio. Accendiamo. Appena l'olio diventa caldo, buttiamo dentro anche il nostro trito. Abbiamo spostato la pentola con l'olio per fare il soffritto e adesso prendiamo anche il brodo. Questo è un semplicissimo brodo vegetale, che lo mettiamo anche a riscaldare. Il nostro olio è caldo, quindi buttiamo dentro il trito. Adesso lo lasciamo andare e noi nel frattempo peliamo le patate. Patate alle mano, adesso le peliamo. Patate sbucciate, adesso non ci resta che farle a quadrettoni. Ed eccolo qua, come vedete è stato tagliato in cubetti molto piccoli. Questo è importante per due motivi: uno, il tempo di cottura, così sarà più veloce, e due, rilasciano più amido. Trasferiamoci sui fuochi e mettiamoli all'interno del nostro soffritto, che ormai è pronto. Adesso li facciamo rosolare
E in più, se volete, appunto come vi ho detto prima, per dare colore e sapore, possiamo anche mettere dei pomodorini tagliati molto piccoli. Sono passati circa 5 minuti, le nostre patate si sono rosolate e adesso possiamo iniziare ad aggiungere il brodo. Come vedete abbiamo coperto le patate col nostro brodo, adesso andranno per circa 15 minuti, poi le allungheremo con ancora un po' d'acqua per cuocere la pasta. Come regolarvi per il brodo va lo stesso principio del risotto. Quindi le patate devono essere sempre ricoperte con un po' di brodo, ma attenti, non troppo. E inoltre di tanto in tanto veniamo qui a mescolare, questo farà una pasta di patate più cremosa. Bene ragazzi, 15 minuti sono passati, adesso buttiamo la rimanenza di brodo. Se l'avete finito non vi preoccupate, mettete anche della normalissima acqua. E poi ci buttiamo la nostra pasta. Di pasta sono circa 50 grammi per persona. La nostra pasta e patate è pronta. Come riusciamo a capire se è pronta? Beh, innanzitutto assaggiando ovviamente. E poi un'altra cosa è mettendo il mestolo che abbiamo usato per girare all'interno della pasta, vediamo che si è formata una cremina che è dovuta all'amido. Quindi adesso possiamo aggiungere la nostra scamorza, spegniamo, mescoliamo. Deve diventare azzeccosa. E adesso che la nostra scamorza si è sciolta, per renderla ancora più azzeccosa, ci mettiamo anche il parmigiano. Guardate qui che crema. Beh, adesso non ci resta che impiattare. E assaggiare. Mamma mia ragazzi, io chiudo il video perché questo è spaziale e me la vado a divorare. Bene ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campellina, così non perdervi nessun altro video. Scriveteci inoltre giù nei commenti se l'avete già fatta oppure se la proverete. Giù in descrizione, come sempre, troverete i canali di tutti i nostri amici youtuber, andate a vedere perché meritano. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ragazzi, alla prossima!